finitela con queste congetture catastrofiche. Ma un lebbroso nell'osteria. Ma non darà a noi. Non darà a noi. Vengo ora dalla contea di Bolgheri, inviato dal figlio del conte della Gerardica, per comunicare che purtroppo il conte Arrigo è morto combattendo. Come sarebbe morto combattendo? E contro chi? Appunto, la nava della Liga, fuggita al controllo del comando, composta da usseri a cavallo e da stradiosi albanesi assetati di sangue, hanno devastato il castello di Bolgheri, uccidendo donne e non risparmiando anche bambini. I nostri hanno combattuto come hanno potuto. Poi quegli assassini, guidati purtroppo da un milite con la divisa della vostra milizia, signore. Un milite della milizia che avete? E chi è questo traditore vile? Non siete riusciti a ammazzarlo come un cane? No, signore. Purtroppo no. Il conte Ugo della Gherardetta, saputo della situazione in cui vi trovate, mi fa sapere che egli è già in viaggio verso Livorno con una sparuta guarnigione, ma armata di archibugi, e ritiene di raccogliere altri volontari passando dal castello di Rosignano. Lo aspetterò con trepidazione. Con grande dolore porgerò le sentite condoglianze al duro di padre. Date pure le fucillate ora.